servizio per te. Grande, e ora? Conosciamo bene quella piattaforma. A bordo c'è un emittente di disturbo radio. Nessuna ricezione né trasmissione, tranne un limitato spazio aereo a noi inaccessibile. Vuoi dire? Che finché ti occupi del dispositivo che crea interferenze non potrò aiutarti. Mi spezzi il cuore. Sono serio, Hansen. Te ne andrai dalla piattaforma solo se ti aiuto, e non potrò farlo finché ti parlo. Una volta salito a bordo distruggi quell'emittente, capito? Spiacente le interferenze, non sento. Hansen! Hansen! Scherzavo. Elimino l'emittente, ok? Passo e chiudo. E buonasera, buonasera, bella gente. Come va? Benvenuti ancora in una live horror dello Zio Lord. E portiamo Cold Fear stasera. Prima di iniziare la live, un aggiornamento veloce per chi sta in live, perché stasera c'è un sacco di bella gente, ragazzi. Abbiamo il nostro Emo che passione, che ci porta a Medieville. Poi il nostro Nerd Dorato, che stasera porta... porta l'FDA 4 e poi Alien. Poi abbiamo la nostra bella Jans con GTA 5 mod. Il nostro Isid con Necropolis. Yeye con Tem Hedig. La nostra Isabel con Datas. Il nostro Supam, che... compagno della mamma di Twitch che sta portando la demo di Nioh 2, il nostro caro Dila Dog, o meglio dire The Digital Dog con Legends of Legend, il nostro Ski che ci porta in retro con God of War, la nostra Ellie Channel che stasera festeggia il suo Halloween con tutti quanti, poi abbiamo il gruppo Element Gay con Call of Duty Modern War, la coppietta streamer Leo Angel con Overwatch. C'è qualcun altro in là, devono averla finita. Vabbè. Ok. Prendiamo a fare la live. Saluto. Ho già finito. Ti ho fatto ripartire da qua, perfetto. Secondo me dobbiamo riandare di nuovo qua giù. No, calare le braghe no, zio. Ma riesco a prendermi sta corda senza far tutto il giro del Cristo? No, non posso. Non posso veramente. Vabbè. Ok ragazzi, ho attivato la chat. Ho abbassato un pochino il volume per sicurezza. Ok. Iniziamo. Thank you.
Che è successo? Accidenti. Ok. Mi si è crashato un attimo la il mouse e mi ha fatto uscire dal gioco. Porca miseria. Hansen, non ho buone notizie per te. Grande, e ora? Hopla. Sicura di volerlo fare? È la nostra unica chance. Ero certo che l'avresti detto. Infettato. Animali in peggio.
Devo proprio ricordarmi tutte le mie 1000 morti. Si salva subito. Ehi, Darky, buonasera, buonasera tesoro, come stai? Tutto bene? Mi è venuta in questa bella live horror con Cold Fear su PC. Indietro! Sono con Anna. Aiutami. Sei vivo? Bene. C'è poco tempo per iniettare l'antidoto dopo l'infezione. Allora, chi ho avuto l'onore di salvare? Conosci Anna, vero? Sì, ma è scomparsa. Sono Tom Hansen, guardia costiera. Ma è terribile. Non ti ha raccontato nulla di questo posto? Nulla. Ma tu sei venuto lo stesso. Te lo racconterò io. Kamsky, il padre di Anna, e io fummo inviati qui per studiare le exocelle quando raggiunsero la piattaforma. Svegliate forse dalle perforazioni. Ci hanno ordinato di scoprire cos'erano e come controllarle. Ma Kamsky si è spinto oltre. Voleva usarle e questo è il risultato. Ci ucciderà tutti. Dov'è l'emittente di disturbo?
è nella sala del campo magnetico. Non puoi entrarci, è bloccata dallo scanner della retina e solo Onisciengo può aprirla. Allora, gli chiederò di aprirla per me. Ma ti ucciderà! Sopravvissuta ad Halloween ieri, eh? In America ad Halloween le feste fanno proprio paura. Si può dire che è un mix di Non aprite quella porta, Halloween, Jason Mui, Fright Night, Hersey, in pratica un po' di tutto. Scommetto che da voi al supermercato avranno fatto i salti, eh? Dolcetto, scherzetto, assalto soprattutto nel reparto dolci, cioccolata e roba varia. Che cucinato di buono. Come sono felice di vederti. Ordine generale. La sala di controllo del campo magnetico è ora offline. Per il personale utilizzato, il nuovo sistema di sicurezza include un controllo della rete. In questo momento solo il colonnello Musoko e io siamo autorizzati ad entrare. Si esco. Ah, è proprio. Ottimo. Lo scherzo del bidone, eh? Sì, lo conosco. Si nascondono proprio in quel vicolo e attendono il momento di acchiappare la preda. Gli hai dato almeno una bella sbella per dirgli scostumato. Oppure potevi anche voler dire in inglese se fuck you, seven peach o qualcosa del genere. Mamma mia, sti americani, quando si tratta di Halloween si divertono proprio uno spasso. Questa porta del cavolo è chiusa. Hansen, un'ultima cosa. Sì? Devi... Ma
lanciagranate portatile. Ma che ci fa qui? Si apre. Forza, sotto un altro. Cosa diavolo era? La sala radio, o quello che ne resta. Classificazione scientifica dell'Exolo è impossibile, perché non abbiamo mai visto qualcosa di simile prima d'ora. È come se qualche creatura aliena fosse uscita dalla profondità
o se qualche specie preistorica sopravvissuta si fosse svegliata per qualche ragione sconosciuta. Il test di DNA sui vari esemplari indica una certa similitudine su vari antropodi, ma il collegamento è molto esile. Sono state trovate anche altre tracce di DNA, incluso quello dei mammiferi, ma i risultati sono stati estremamente inconsistenti. Marken ha avanzato ipotesi che possono essere creature provenienti dalla profondità oceanica, forse influenzate dall'abitudine dei vecchi governi di scaricare le scorie nucleari su un sito sottomarino qui vicino. Yosef prende questa ipotesi molto sul serio. Ho visto spesso mentre esaminava mappe dell'area dicendo che gli erano familiari, avendo trascorso parte della sua carriera. Forse sa qualcosa che io non so. Quello che sappiamo è che l'Exorcist sono perfettamente adeguate alla vita subacquea, in grado di resistere ai cambiamenti di pressione enormi, non come noi miseri umani. Ok. Mannaccia! Ma si doveva crashare il gioco, vaffanculo. Okay. Scusate ragazzi, mi sembra un po' crashato, un po' per secondo. Cosa diavolo era?
Dove scappi, mostriciattolo? Fatti vedere. Mamma mia, l'ho dovuto fucilare per abbattere. Durazione per l'incarico sulla stella di Sakai. Sai quanta fiducia io rimondo in te fin dalla nostra cooperazione a Pianista? Più di anni si è stato. È importante la nostra protezione, prendendo sempre la decisione giusta per risolvere i nostri problemi. Il cartello mi ha confermato di recente la sua totale soddisfazione. Tengo a ricordare che questo nuovo compito è forse il più pericoloso e il più redditizio che abbiamo mai affrontato. Ovviamente il tuo compenso sarà da rischio, gli ordini sono simili. Proteggi la piattaforma da tutti gli intrusi, la stella di Sakai è fornita di un sistema di supporto radio che dovrebbe rendere il compito più semplice. Non esitare a incoraggiare gli scienziati a lavorare più rapidamente. Prima sarà finito il lavoro, prima verrai pagato. So che non ti piace a me, donne, che sono molto loro, ma non ho scelta. Quando sarà tutto finito, prenderemo con la migliore volta di Boris in tre. Buona sapersi.
Ma che si ammazza. Sistema di difesa automatico attivato. Personale non autorizzato rilevato. Avviare piano B di evacuazione. Non è un'esercitazione. Ripeto, non è un'esercitazione. Troppo finché non recupero. La retina non può succedere, però almeno ho fatto già pulizia dentro la stanza. Allora, lancia fiamme. Ordine generale numero 26. Domani alle ore 14 nel mondo. Merci si troverà in corso l'uso del cerbiamme. Questo coso vi aiuterà a fornire per acquistare. C'è qualcosa che non va. Per favore, riprova. Una delle raccomandazioni è di fare massima attenzione quando si usa il cerbiamme all'aperto. Il vento può deviare la fiamma facendo tornare verso tutte le persone militari deve assistere il corso. Hai voglia. Andiamo. Ho fatto una bella flambe. Qualcuno ha fatto una click? Cosa diavolo era? Posso pensare che devo stare andando su sto cazzo di cose, vabbè.
che è fine. Carbonizzati al giusto punto. Non ti azzardare ad alzarti che ti spa. Piccola pausetta. Stata ridirezione, che ho fatto? Ditemi che ci ho fatto una stronzata. Cosa diavolo era?
devo dire che man mano sto riprendendo un po' bene la mano con il mouse e la tastiera. Cacchio, mi sono fatto beccare dall'esplosione. Sarà proprio una bella avventura passare un intero campo minato. Vedo che anche il nostro Alberto Arkham sta anche lui in live. Ok.
ce l'abbiamo fatta. Abbiamo attraversato un campo di C4. Mamma mia, manco un medikit. Ma che campo hanno a fare? Ecco il boss. In posizione! Appena supera la porta, fuoco! Ma voi ci potete credere che la sciorta che un proiettile ha acchiappato in pieno il bidone?
un cazzo di calciogranate e non so cacchio da acchiappa questo. Incredibile, veramente incredibile. Vabbè. Shenko deve essere all'interno. Non ho altra scelta. Devo entrare. Arrivati. Eccolo qua. Oh. Meglio preservare gli occhi di Anishenko. Thank you.
È il minimo. Costa. Sistema di difesa automatico attivato. Personale non autorizzato rilevato. Avviare canopi di evacuazione. Non è un'esercitazione. Ripeto, non è un'esercitazione. Chi è il prossimo?
Autorizzazione visiva, credo. Vabbè, penso che interrompo qui la live, che è l'orario X, che domani mattina devo scendere purtroppo al lavoro, ma è solo una mezz'oretta, solamente una mezza giornata, massimo 2 o 3 ore e ho finito. Allora, ringrazio a tutti quelli che sono passati, chi mi ha lasciato i follower, vi auguro a tutti una buona notte. E ci becchiamo domani.